Avviata al Palasprint la preparazione al prossimo campionato di Serie B interregionale da parte della Tarros Spezia. Nella giornata di apertura, lavori affidati agli assistenti tecnici Toffi e De Santis, in quanto a mister Andrea Scocchera è stato concesso un giorno di permesso poiché appena divenuto papà di Ludovica, e concentrazione ovviamente per l'occasione soprattutto sui rinforzi estivi che ora andiamo a conoscere. Sono Filippo Paoli, sono un playmaker, classe 2001. Mi sono cresciuto cestisticamente nella pallacanestro Don Bosco. Ho passato gli ultimi 2 anni nella PL Livorno in Serie B. Quest'anno sono stato molto felice di ricevere la chiamata dello Spezia. È una società seria, molto interessante il progetto che hanno messo in mostra quest'anno e sono stato felice di approdare in questa nuova società. Mi chiamo Vladimir Ajcic, vengo dalla Serbia, di Belgrado. Da un po' che sto qua in Italia, da 9-10 anni, ho fatto le giovanili a Biella, dopo ho fatto un po' i giri in Serie B tra Avellino, Salerno, Pavia e oggi eccomi qua. Sono molto contento di stare qua con voi. Ho accettato la proposta di Maurizio Calluri che mi ha ispirato il progetto. Sono Manuel Carpani, ho 21 anni, sono nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Ho fatto le giovanili in Visbasket Persiceto e ho fatto la C-Silver ad Anzola, C-Gold a Castel Guelfo per poi andare in Serie B ad Ozzano. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione qui, le promesse sono buone, la società è ottima, non vedo l'ora. Sono Tommaso Pittori, arrivo dall'anno scorso, ho giocato a Basket Golfo Piombino in Serie B. La mia carriera è iniziata nelle giovanili dell'Olimpia Milano, dove ho giocato lì 1 anno, poi ho fatto 2 anni di Virtus Bologna. Poi dopo ho iniziato nel mondo dei grandi, nel mondo dei senior, dove ho iniziato la mia carriera a Firenze, sempre in Serie B. Poi ho fatto 1 anno in Serie A2 a Capodorlando. Dopodiché sono stato 1 anno negli Stati Uniti dove ho praticato pallacanestro e scuola e poi l'anno scorso appunto a Piombino e quest'anno sono arrivato qui alla Spezia dove mi sono trovato in un posto bello con un bel progetto.